Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento della nostra rubrica Nutrizione e Benessere. Questa settimana non parliamo di un alimento in particolare, ma di una categoria particolare di bevande che sono molto pubblicizzate, il cui consumo sta aumentando sempre più. Stiamo parlando degli energy drink, anche dette in italiano le cosiddette bevande energetiche. Cosa sono? Sono in effetti una classe di bevande analcoliche contenenti sostanze stimolanti che sono utili per fornire energia, ma anche hanno delle proprietà tonificanti e sono di aiuto nelle situazioni particolari di stress. Come detto, sono molto pubblicizzate e si rivolgono soprattutto ad un pubblico che è quello dei giovani adulti e degli adolescenti, perché in effetti coloro che ne fanno un maggiore consumo sono proprio gli studenti che le utilizzano soprattutto nei periodi di particolare studio molto intenso e gli sportivi che vogliono invece migliorare le proprie prestazioni fisiche, ridurre il senso di stanchezza e anche avere un recupero più veloce. Ne esistono tantissime in commercio, però possiamo dire che sono tutte accomunate da una particolare composizione. Qual è? Sicuramente l'ingrediente più presente è l'acqua, ma abbiamo anche zuccheri, aromi vari, molto spesso sali minerali e vitamine, a cui sono aggiunte però delle sostanze stimolanti, di cui in genere la più presente è la caffeina, ma abbiamo anche la taurina, il guaranà, il ginseng, e così via. Negli ultimi anni però il consumo di queste bevande viene molto attenzionata dalla comunità scientifica, perché soprattutto in caso di sovradosaggio e quindi di un consumo reiterato e molto elevato di queste bevande ci possono essere degli effetti collaterali anche gravi, soprattutto come tra coloro che ne fanno un maggiore utilizzo, quindi proprio come detto gli adolescenti. In effetti una ricerca canadese ha stabilito che il 55% dei ragazzi tra i 12 e i 24 anni che consumavano abitualmente queste bevande ha mostrato poi dei sintomi quali tachicardia, ipertensione, insonnia, aritmia, fino ad arrivare alle convulsioni. In più, il consumo esagerato di queste bevande, dato l'elevato contenuto anche in zuccheri, può favorire il sovrappeso, l'obesità, il diabete, ma anche la carie dentaria. Quindi sono sicuramente delle bevande di cui fare attenzione, a maggior ragione se il consumo abituale è così elevato da poter creare una vera e propria dipendenza. Come detto, abbiamo già parlato della composizione di queste bevande. Giusto per concludere, possiamo dire anche le calorie che apportano. Diciamo che in 100 ml ci sono 57 calorie, composte soprattutto da zuccheri, però teniamo conto che una lattina in media apporta 250 ml. Quindi vediamo anche quali sono i pro e i contro del consumo di queste bevande. I pro, sicuramente tra gli sportivi apporta un miglioramento soprattutto delle prestazioni di tipo aerobico, quindi migliorando anche il recupero muscolare. Le concentrazioni di sostanze stimolanti, soprattutto la caffeina, apporta una buona soglia dell'attenzione, quindi che si protrae anche per un tempo più lungo, facilita la memoria, contrasta la sonnolenza e la stanchezza. La caffeina poi ha anche un effetto stimolante sul metabolismo e sulla termogenesi. Questo però ovviamente non vuol dire che possono essere un qualcosa da utilizzare per chi vuole perdere peso, perché come abbiamo detto prima, seppur aumentano il metabolismo, l'elevato contenuto di zuccheri ne fanno sicuramente, ma viste anche le altre problematiche di cui dicevamo prima, non ne fanno una bevanda da poter utilizzare all'interno delle diete. Come detto, vediamo i contro. Oltre a quelli già citati, che sono molto frequenti, quindi l'irritabilità, l'insonnia, l'aumento, dello stress, vi sono anche
degli altri effetti collaterali. Alcuni studi hanno dimostrato che il consumo di queste bevande può favorire l'ostruzione dei vasi sanguigni e quindi favorire l'aggregazione piastrinica e l'aterosclerosi. Possono portare dei danni a livello del fegato, quindi sono epatotossiche, e soprattutto c'è una moda che è molto frequente tra i giovani negli ultimi tempi, che è quella di mischiare delle bevande energetiche con l'alcol. Questo perché la caffeina va a mascherare quello che invece è l'effetto dell'alcol, e quindi si innesca un meccanismo pericoloso in cui, diciamo, la persona che assume questa miscela non si rende conto del proprio stato di ebbrezza dovuto all'alcol, proprio perché questo effetto viene mascherato dalla caffeina. Quindi queste bevande ne dobbiamo fare un uso sicuramente responsabile, consapevole e moderato, e soprattutto sono assolutamente sconsigliate anche a tutti quei soggetti in cui generalmente è sconsigliata la caffeina, come per esempio chi soffre di ipertensione, i cardiopatici, ma anche chi ha una particolare sensibilità alla caffeina. Ricordiamo che ognuno di noi ha una soglia di tolleranza per quanto riguarda questa sostanza, ma sono sconsigliate anche soprattutto nei bambini, nelle donne in gravidanza. E visto, come dicevamo prima, che ve n'è un grande consumo tra gli sportivi, ecco, questi ultimi non devono dimenticarsi anche dell'effetto diuretico che la caffeina esercita, e quindi, visto anche i molti liquidi che si perdono attraverso la sudorazione nell'attività sportiva, possono incorrere anche nel rischio di disidratazione. Quindi mi raccomando, sono delle bevande che possiamo consumare una tantum quando ne sentiamo la necessità, ma sempre in maniera intelligente. Bene, io vi rimando all'articolo che trovate come sempre sul sito, sui social di Cilento Channel, così come sulla mia pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere. Vi invito come sempre anche a scrivere un'email a nutrizionericci@virgilio.it per proporre degli argomenti o per fare delle domande, e ci rivediamo la settimana prossima per un altro appuntamento della nutrizione, della rubrica Nutrizione e Benessere, solo su Cilento Channel. Ciao!